Ah, Hitler, che cosa c'è? Un amico del Reich, il dottor Müller? Sì, sì, sì. Presto, presto, mi faccia entrare, ce l'ho alle calcagna, la prego, cosa aspetta? Va bene, mi faccia entrare. Il dottor Müller? Un amico del Reich? Sì, sì, sì. Quali prove può darmi? Prove? Ah, sì, la prego. Ecco. Rumeno, eh? Sì, sono fuggito. La pattuglia ungherese non avrebbe avuto riguardi se mi avesse acciuffato, ma ci vuole altro. Uno l'ho liquidato così. Venga con me. Forse mi hanno visto entrare qui, li avevo alle costole. Questa casa è zona tedesca. Ah, prego. Heil Hitler! Heil Hitler, le sue carte. Guardia di ferro rumena, eh? Grado, divisione, battaglione. Capitano, seconda divisione, battaglione Bucarest. Chi l'ha indirizzata qui? Il colonnello Vetter della legazione di Bucarest. Quella lettera è sua. Oh, dice cose lusinghiere per lei. Oh. Ma pericolose per il Reich se cadeva in altre mani. Strano che le abbia dato una lettera simile quando avrebbe potuto usare il telefono. Forse il telefono è anche meno sicuro. Forse. Si siede. Colonnello Vetter, legazione tedesca a Bucarest. Parla Müller, console a Seghedino. Conosce bene il colonnello? Oh, ma certo, certo, come un fratello. In questi mesi abbiamo lavorato sempre fianco a fianco, spalla a spalla. Credi sia necessario disturbarlo? Ah, sì, più di quanto crede. Le dispiace? No, affatto. Mi dispiace solo che lei debba disturbarsi tanto, tutto per colpa mia. No, non si a preoccuparsi. Quali sono i suoi progetti? Ecco, Vetter pensava che avrei potuto essere utile in qualche laboratorio chimico a Pilsen. Sarei infatti un buon aiuto, han bisogno di tecnici. Io sono tecnico, io sono un chimico, perché io voglio solo servire il Führer, Heil Hitler. Vetter la prega di darmi un visto per la Cecoslovacchia e di raccomandarmi alle autorità di Pilsen. Sì, lo dice anche qui. Oh, pronto? Il colonnello Vetter parla Heinrich Müller, console a Seghedino, in Ungheria. Seghedino? Come? Non sento bene. Oh. Oh, mi dispiace, colonnello, di averla svegliata, ma è urgente. Sì, c'è un uomo qui da me, un fuggiasco, guardia di ferro, Jan Tartu. Gli ha dato lei una lettera da consegnarmi? Sì. Sì, è qui da me. Oh, allora gliel'ha data proprio lei. Oh, mi spiace, colonnello, non avrei dovuto svegliarla, ma mi sembrava urgente. Le assicuro, colonnello, sono molto dolente. Io sono spiacente. Le mie scuse. Faccia tutto il possibile. Bene. L'ho convinto. Benissimo. Mi sembravi un gerarca con un attacco di fiato. Su, ritira i fili, tagliamo la corda. Subito. Documenti, passaporti. Avanti. Avanti. Si presenti per la registrazione al comando di polizia. Posso fermarmi da un calzolaio? Che? Beh, guardi, guardi qui, è tremendo. Che figura farei se incontrassi una ragazza? Lei può fermarsi dove vuole, a suo rischio e pericolo. Ah, un dolce rischio. Presto, la prego, le mie carte, prego. Se non si sarà registrato entro un'ora, non vedrà più ragazze per molto tempo. Fra mezz'ora avrò tutto in regola.